John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in una nuova rebuilding. Oggi ricostruiamo il Borussia Dortmund dopo l'eliminazione clamorosa della UEFA Champions League, fino a fargli vincere proprio la UEFA Champions League. Però prima di iniziare, come sempre, qua sotto vi chiedo di lasciare almeno 4.000 mi piace se volete un'altra rebuilding di questo tipo. Ma non solo, vi invito anche ad iscrivervi al canale, perché dobbiamo fare la road to 150.000 iscritti. Mi raccomando, cliccate sul tasto iscriviti e iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. Vi invito anche a commentare qua sotto con quale squadra volete vedere una prossima rebuilding o quale video preciso volete vedere prossimamente qui su questo canale. Vi ricordo che ogni giorno alle ore 15.30, 15.35 esce un nuovo video, da lunedì al sabato. Però c'è un però: visto che qualcuno si stava abbonando al mio canale perché c'era la possibilità, che costa una cazzata, 99 centesimi, anche senza niente, ho deciso di mettere agli abbonati dedicata una mia carriera segreta. C'è solo una carriera segreta, quindi tutto vedete sul canale in chiaro. Quella è l'unica cosa che ho deciso di regalargli. Però se vi va di abbonarvi, è la mia carriera segreta che sto facendo. Io vi invito a farci un salto, costa 99 centesimi al mese, niente di che, giusto per dare un senso di carriera segreta, quella che faccio per i cazzi miei la pubblico là, 0,99 centesimi se volete vederla. Detto questo, partiamo subito e partiamo con lo sciorinare un po' quella che è la formazione del Dortmund. In porta abbiamo Burki, 80-30 anni, si vende, possibilità di farci mercato, possibilità di farci soldi, si vende. Itz, 78-33 anni, pure lui vale 5 milioni e si vende pure lui. Abbiamo Kobel, 81-23 anni. Io penso che si possa anche partire da Kobel e non sarebbe male, quindi partiremo da lui. E come secondo vorrei prendere un portiere di quelli che c'ha tipo 18 anni, che però cresce tanto, in modo appunto da avere un secondo portiere che sarà anche il futuro del Dortmund. A sinistra abbiamo Schmelzer, a fine anno andrà via, non gli rinnoverò il contratto, 71 è troppo poco per poter pensare di fare anche una sola partita da noi, e quindi ciao. Abbiamo come titolare Guerreiro, al quale io blocco immediatamente le offerte, così come Kobel, perché non voglio che mi arrivino, visto che sarà il mio titolare. E voglio tenermi anche no, in realtà Schulz, vabbè, al momento me lo tengo, però non blocco le offerte. Poi se arrivano offerte importanti posso pensare anche di venderlo. Ma aspettavo meglio da Nico Schulz, 77-28 anni è veramente, veramente una merda. Vabbè, comunque al momento è il nostro vice, ci può stare. Centrale abbiamo Pongracic, che è in prestito da noi, e sta cosa, raga, mi sconquassa. Allora, è vero che vale 8 milioni di euro, non è che sia sto gran campione, però 75, vabbè, mo vediamo. Collins si presta assolutamente, Koulibaly si presta assolutamente, abbiamo Zagadou, 78-22 anni, Hummels, 85-32 anni. Io, ragazzi, soffro, ma Hummels lo vado a vendere. Voi direte, ma sei pazzo? No, non sono, forse sono anche pazzo, però 35 milioni per un 32enne, questo l'anno prossimo ci avrà 82, poi ci avrà 77 o 78, so che è un gran giocatore per il Dortmund, però non è che sia sta grande bandiera, nel senso che comunque è andato al Bayern quando preferiva, e quindi adesso se voglio venderlo io lo vendo io. Abbiamo Akanji non si tocca, Zagadou quindi me lo tengo come panchinaro. Abbiamo anche Pongracic come panchinaro, l'unica cosa forse andrei a prendere un titolare come difensore centrale che possa prendere il posto di Hummels. A destra abbiamo Meunier, che è un 77-29 anni, che io andrò a vendere, e Morey, che invece me lo tengo come panchinaro, 73-21 anni. Mi serve scrivermi quello che dobbiamo prendere perché non mi ricordo nulla. Quindi allora, un portiere giovane, un difensore centrale titolare, un terzino destro titolare, e fino a qua non c'è piove. Poi abbiamo Witzel in mediana. Io Witzel, raga, lo vado a vendere. Anche lui ha 32 anni, vale 24 milioni, grande possibilità di monetizzare. A sinistra abbiamo Thorgan Hazard, e questo ovviamente ne blocco le offerte. Poi voglio capire se deve rimanere esterno sinistro oppure passare dalla sinistra. A centro abbiamo Daoud, che come panchinaro va bene, Emre Can, che come panchinaro va bene, Camara, che va assolutamente prestato, Gurputz, che boh, se riesco a venderlo lo vendo pure, 57 è troppo poco per 18 anni, Bellingham, che è un 80-18 anni e non si tocca, gioca titolare, Rashl, che per quanto mi riguarda se lo vendo faccio anche meglio. Quindi i titolari sono Bellingham e Emre Can, però un CC si potrebbe pure prendere volendo, eh. In realtà non lo so, perché se prendo un CC poi facciamo un CC panchinaro, un CC giovane. Perché se prendo un CC che ci abbia 80, poi mi comincio a giocare al posto di Bellingham e non me lo fa crescere. Invece noi abbiamo bisogno del futuro Bellingham, cioè del futuro Emre Can, di quello che giocherà vicino a Bellingham. Sulla tre quarti abbiamo Royce, ragazzi. Marcolino Royce.
Marcolino Royce me lo tengo giusto per dare credibilità, e Brandt me lo tengo come vice di Marcolino Royce. Lo so che pure Royce 57, 60 milioni ce li facciamo, però questo sarebbe, vedi, ad esempio vendere Hummels sarebbe anche credibile. Vendere Royce no, ha fatto tutta la carriera a Dortmund, ci teniamo Royce. Giovanni Reina lo presto, perché tenerlo qui sarebbe inutile secondo me al momento. A destra abbiamo Marius Wolf, che al momento si tiene. Sutormin, per quanto mi riguarda, facciamo una cosa, gli rinnoviamo il contratto ma lo vendiamo. Knauf si presta, Paslak si presta, e devo prendere un D titolare e un ES panchinaro. Ovviamente in modello Dortmund andremo a puntare sempre sui giovani. Poi abbiamo Reinier che è in prestito da noi, Erling Haaland che non si tocca assolutamente, Malen che non si tocca assolutamente, Moukoko che addirittura si presta, Tiggs che si può anche vendere. C'è una cosa da vedere, ovvero il giovane della primavera. Relazione sul vivaio. Hoffman, preso subito ragazzi, preso subito Hoffman. Abbiamo bisogno di un ED titolare, di un ES vice. Abbiamo trovato forse l'ES vice, anche se è un ED. Vediamo un attimo, vediamo dove gioca meglio, vediamo dove rende meglio il giovane che abbiamo appena preso. Ho sbagliato tanto, Hoffman, ecco dove è. Allora, porta no, mediano no, difensore no, ED, cioè CC no, ES è uguale, attaccante è uguale. È forte ma mi sa che già sta al top della forma. Proviamo a mettere un modulo con più roba, tipo questo, che c'ha anche il trequartista. Hoffman da trequartista rende più uno, ma niente d'eccezionale a dire la verità, ma aspettavo qualcosa di meglio. Se invece Royce fosse a T, quindi proviamo a mettere... Oh, ma porca la puttana, ma è possibile che non me fa mettere... Ecco, proviamo a mettere il modulo con la T. Se lo mettessi a T, quanto varrebbe? Meno 2, raga. Quindi è solo COC probabilmente. Però noi COC abbiamo già un sacco di gente, e quindi no, e quindi lo facciamo diventare un ES e fine. E sta contenta di questo, sinceramente. Non che mi dispiaccia, visto che è un 74. Però... Allora, andiamo a fare la formazione titolare. Giocheremo quindi con un 4-2-3-1 probabilmente. Quindi non è questo il modulo, è questo, sì. No, non ci vanno i mediani ma ci vanno le mezzali. Allora, 4-2, dove stanno i due? Sì, allora, probabilmente è un 4-2-3-1, dove però questo è un CC. Witzel deve essere ceduto, quest'altro è un CC. Quindi qua ci mettiamo Emre Can, questo è un ES e questo è un ED, non un AD ma un ED. Al posto di Brandt gioca Wolf, ma dobbiamo prendere il giocatore che andrà a sostituirlo. Ok, la squadra sostanzialmente è questa, a destra non abbiamo il titolare ma lo andremo a prendere, dobbiamo fare abbastanza mercato diciamo. Però al momento cerchiamo più che altro di vendere i giocatori che dobbiamo vendere, perché cioè, abbiamo una marea di soldi da incassare. Ok, ho mandato a cercare mezzo mondo, adesso vediamo un po' quello che succede. Tanto parte Reina, va al Barcellona in prestito per un anno, tanto voleva che me lo tenessi, vabbè. Va via Witzel, va alla Roma per 28 milioni. Allora io direi di partire dal centro centrale di difesa che vorrei, che è Niklas Süle, 83 di overall, 25 anni, è perfettamente in linea con il mio progetto perché è in scadenza, quindi secondo me con 36 milioni ce lo portiamo a casa. È del Bayern Monaco, quindi è un piacere toglierglielo. Loro vogliono 26 più Zagadou, io no, io riprovo a dargli 36 e secondo me è perfettamente in linea. Allora loro ci chiedono 40, più o meno ci siamo, comunque la lunghezza d'onda è quella lì. 37, dai, accettate, hanno accettato 37. Avere Süle in difesa secondo me è tanta roba. È vero che ti privi di Hummels, però è anche vero, raga, che Hummels andrebbe a decadere di anno in anno. Quindi secondo me tenerlo è anche abbastanza inutile, converrebbe piuttosto rinforzare la squadra. Gli neghiamo la clausola, ovviamente, e ci prendiamo Niklas Süle, è già un passo. Come terzino destro invece se lo sta prendendo il Bayern, prova a rubarglielo, vorrei prendermi Mukiele. È vero che costicchia, però potrebbe farci comodo, anche perché abbiamo bisogno di un terzino destro e per me Mukiele è perfetto per quello che dobbiamo fare noi. Allora, voglio una Akanji più 15, ma a me Akanji, ragazzi, serve, cioè vi pare che vi do Akanji? Perché dovrei darvelo? Allora, 45 e 6 vogliono, possiamo arrivare ad un punto di incontro. Io vi offro 40 milioni tondi tondi, che poi non so se sono tondi 40, però 4 no, lo 0 sicuramente sì. 45,6. Ok, hanno accettato 42 milioni e mezzo. E anche qua caschiamo bene. Prendiamoci Mukiele, mettiamogli importante. Va bene, lui accetta importante, quindi per una volta ci va bene a noi. Ok, preso anche Mukiele. Poi ci sono due giovani che vorrei. Uno è Bazunu, che è un buon portiere, molto giovane, insomma
che può farci comodo, gli offriamo 3 milioni di euro a sta squadra qua, perché secondo me loro vogliono la rivendita, va bene, non me ne frega niente. Tanto sono solamente cose molto rapide, addirittura delego per il contratto. L'altro è Vranx, che più o meno facciamo la stessa storia del Fosburg. Che appunto vi dicevo, ci serviva un centrocampista giovane e anche Vranx mi sembra ottimo per quello che dobbiamo fare. Vogliono anche loro la clausola, per me va bene anche questo. E Marco Rose si prende anche Vranx. Andiamo in questo modo. Per il Rafinha, che è l'esterno destro che vorrei, tanto ottimo lavoro con i giovani, grazie mille, lo sapevo. Dobbiamo aspettare di monetizzare perché al momento non abbiamo un euro. Tanto prendiamo sia Vranx che Bazunu. Bene, bel lavoro con il nostro progetto settore giovanile. Perfetto, almeno sono felice. Anche loro continua a salire il valore che pensano io abbia, quindi va benissimo così. Che bello il joystick, che bello il joystick. C'è un problema, raga, c'è un problema, ovvero che i giocatori nostri non si caga nessuno de pezza, e a me sta cosa mi spaventa. Vabbè che ho messo in vendita tutti i vecchi, però manca a fa così, insomma, qualcuno potresti anche prendervelo. Spero che presto inizino a volare i nostri giocatori prima che iniziano a volare le Madonne. Tanto ho venduto Meunier per 12 milioni e 100 al Gladbach. Venduto anche Hitz per 6 milioni all'Elche. Dai, dai, che dobbiamo vendere gli altri, cavolo. Intanto c'è il Bayern, in casa nostra perdiamo ai rigori, porco tutto. Non lo so, raga, c'è qualcosa che non me la racconta giusta in questa stagione. Perché non riusciamo a vendere nessuno? Non capisco. Intanto vinciamo la prima 2-0 al debutto. Arte Burki, per 18 milioni al Norwich, bene. Venduto Hummels per 42 milioni al Chelsea. Dai, 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 che facciamo i soldi. Intanto vinciamo 0-3 anche la seconda col Friburgo. Prestiamo Paslak, vendiamo Ranschl per 1,8 milioni. Ecco, pagata la clausola dei 70 milioni per Guerreiro dal Porto. Porco tutto. Allora, fatemi capire una cosa. Intanto Hoffman deve passare di là. Me l'ero scordato. Eccolo. Poi, raga, Guerreiro me lo voglio tenere. Rinnoviamogli il contratto. Ok, così dovrebbe rimanere da noi perché io non voglio perderlo. Sì, non costava mai 67 milioni, ma non me ne frega niente. A me mi serve. Mi serve proprio. Poi dovrei andare su un altro terzino. Non mi va. Non mi va, non mi va, non mi va. Perdiamo la terza in casa 0-2 con l'Hoffenheim. E questo non è buono. Pagata la clausola di 62 milioni per Emre Can. Oh, ma dove cazzo escono sti giocatori? Però forse, a parte che le clausole non me ne sono accorto della loro esistenza. Fammi vedere un attimo chi c'ha la clausola. 63 Akanji. E ya, levamo 12 Morey. Levamo, ha messo 17, vaffanculo, vabbè. 84 Bellingham. Io, ragazzi, Bellingham non voglio venderlo per nessuna cifra al mondo. Su Emre Can, però, 62 si potrebbe pure vendere e prendere un centrocampista coi controcazzi. Occhio perché Paslak ce l'ha. Vabbè, c'è Paslak che ce l'ha. Occhio, raga, perché Moukoko c'ha la clausola. Vabbè, comunque, io penso che a questo punto sì. A questo punto aspetto che Emre Can vada venduto. 65 milioni sono troppi. Lo vado a sostituire poi. Qua intanto ancora non è partito questo. Cioè, io ve lo dico proprio chiaro e tondo, ancora acquista. Guarda se devo aspettare l'ultima ora. Che devo ancora prendere Rafinha sulla fascia destra. Tanto ho venduto Schultz per 12 milioni alle spagnole, ma manca sempre meno, raga. Sempre meno. Porca la vacca. 4 ore. Niente, Emre Can è ancora qui. 2 ore, raga. Pagata la clausola di 62 milioni per Emre Can. Un'altra volta. Un'ora. No, Emre Can non è partito e allora mi dispiace, ma io non posso perdere Emre Can un giorno dopo la fine del mercato. Vado da Emre Can, gli rinnovo il contratto, gli levo la clausola e me lo tengo. Adesso andiamo a prendere l'esterno che ci serve. Quindi allora, fatemi un attimo capire quanti soldi vogliono per Rafinha, perché noi a un certo punto abbiamo 104 milioni e non so come ci siamo arrivati. Allora, questa cosa, raga, è greve. Perché comunque Rafinha potrebbe non bastarci più. In realtà vale 88, però c'è qualche esterno destro forte c'è nel mondo. Cioè, in realtà mi piacerebbe riprendere, ma la vedo veramente dura, se non impossibile. Jadon Sancho, ma secondo me, raga, è tipo, infatti vale già 111. No, no, non ce la faremo mai quest'anno almeno. Però tipo magari, no, Gnabry si potrebbe provare a prendere, magari. Cioè, secondo me già è più fattibile. Esatto. Dai 108, insomma, più o meno. Però vabbè, ci potremmo provare. Almeno questo, almeno provare. 80 milioni, vediamo che dicono. 122. Ma in realtà ce li avremmo. Ah no, raga, non possiamo fare passi falsi. Sta cosa ricordiamocela perché è l'ultima ora di mercato. 100 milioni, 122. Sono tantini 122. Secondo me sono più di quanto vale il giocatore attualmente. 105, 122. È vero anche che glielo stiamo togliendo un'ora prima della fine del mercato, raga. 110, 122. Poi non possono dire che ci devono pensare. E loro non scendono. 115, se mi dicono 122 accetto. Hanno accettato. Mamma mia, mamma mia. Ok, andiamo a prendere Gnabry. A destra è perfetto. Sognavo Rafinha, alla fine ho preso uno migliore. Quinquennale per lui. Quinquennale per Gnabry. Accettiamo tutto. Parliamo di soldi. Perfetto.
Preso Gnabry, raga, siamo a cavallo. Allora, Gnabry preso, Jadon Sancho non potevamo mai permettercelo in nessun universo. Abbiamo 92 di overall. Allora, andiamo a mettere il nostro titolare a destra, che è Gnabry. Sulla tre quarti Royce ce l'abbiamo, sulla sinistra abbiamo Hazard. A centrocampo abbiamo Bellingham e Emre Can. Sulle dietro insieme ad Akanji. Ma in realtà, mo che ci faccio caso, non è che sono contentissimo della squadra che ho fatto. Potevo fare molto meglio. Però è la prima stagione. Solo speriamo che non ci caccino. Per il resto andiamo a mettere i piani di crescita. Noi ci vediamo a giugno e cerchiamo di portare la carretta, perché sennò qui veramente se ci cacciano subito, regà, è proprio come uno schiaffone in testa. Dai, andiamo a vedere che succede. Allora, 8, in realtà 1, primo giugno 2022. Vediamo com'è andata la prima stagione. Già che non mi hanno cacciato mi sembra una bella vittoria. Allora, settembre vinto 1-3 con lo Sporting, 2-1 con l'Ajax. Pareggiato 1-1 col Beşiktaş, vinto 1-0 col Beşiktaş, vinto 3-2 con lo Sporting e vinto 1-3 con l'Ajax. Quindi siamo passati primi in un girone che in realtà il Dortmund ha fallato completamente. Agli ottavi abbiamo perso 2-0 a Madrid, pareggiato 1-1 siamo usciti con il Real. Però ci può stare, raga, il Real è più forte. In campionato siamo arrivati terzi. Allora, l'overall è una merda, 47. Però secondo me invece essere arrivati a meno 2 dalla prima in classifica, essere di nuovo in Champions, poter ricredere in questo progetto, non è che sia proprio bruttissimo. In più se si pensa che è vero che abbiamo fatto schifo, siamo usciti ai rigori contro lo Snabruk in Coppa. Però mettiamoci anche che in semifinale c'erano Stoccarda Colonia, Arminia Bielefeld, Mainz. E in finale Colonia, Arminia Bielefeld. Alla fine penso che comunque è stata una sorpresa per tutti, quindi non mi rompete le balle. Andiamo a dare un'occhiata a quella che è appunto la nostra squadra. Kobel è fortissimo, sale di 5 in una stagione. Andiamo a trattare, non voglio mettergli clausole. Fortissimo Kobel, ragazzi, è già pronto al grande salto. Mettiamogli importante, lui vorrà essere cruciale. Io mi crucio di questo e gli do cruciale, accetta volentieri. Poi c'ha 4 anni e un mese, gli mettiamo un anno in più di contratto, quindi in questo momento lui c'ha 6 anni, cazzo, che figata. Ignoriamo la clausola, esattamente come volevo fare poco fa, e gli mettiamo uno stipendio buono. Ok, ottimo, perfetto. Tenuto Kobel, sale di 5, arriva a 86. Bazunu sale di 2, arriva a 69. L'unica cosa che non capisco di Bazunu è perché si lamenti del tempo di gioco, considerando che è un giocatore promessa. Però vabbè, ci sta, il contratto gliel'ho rinnovato. A sinistra abbiamo Guerreiro, che sale di 1, arriva a 85. E Schmelzer che scende di 5 e va a 66. Schmelzer ha chiesto se è scelto, tanto andrei via tra un mese, quindi non ci saranno più problemi. Akanji sale di 3, arriva 85. Sulle sale di 2, arriva 85. Collins sale di 2, arriva a 62. Anche lui vuole un rinnovo di contratto, glielo diamo. Koulibaly sale di 2, arriva a 63. Stessa sorte, stessa storia, glielo diamo. Zagadou sale di 2, arriva a 80. Ottimo panchinaro. Pongracic sale di 2, è in prestito da noi. Però 24 anni, 77 è un po' poco, quindi per me può tornare tranquillamente da dove è arrivato. A destra abbiamo Mukiele che sale addirittura di 4, arriva a 85. Morey sale di 1, arriva a 74. A sinistra abbiamo Thorgan Hazard che sale solamente di 1, arriva a 83. Mi duole dirlo, ma l'anno prossimo lo vendo. Mentre Hoffman, che è il nostro giovane del cuore, vuole un rinnovo di contratto, glielo diamo. 71 milioni di clausola, sbaglio a mettergliela, ma tanto vale 24, quindi penso che vada bene. 77-18 anni, è un fenomeno. Al centro abbiamo Franks. Vi dico la verità, ma aspettavo crescesse un pochino di più. Sale di 2, arriva a 69. Gurputz ha chiesto di essere ceduto, ma magari te ne vai, è in scadenza. Camara sale di 3, arriva a 62. Tutta sta gente, raga, non sono riuscito a prestarla, il che mi infastidisce molto. Daoud sale di 2, arriva a 81. Bono va a panchina, come vi dicevo poco fa, ma probabilmente ha giocato tanto. Bellingham infatti sale solamente di 1, arriva a 81. È un peccato. Vediamo quanto ha giocato Bellingham. 19 partite per questo stronzo di Daoud, che lo picchierei. Emre Can sale di 1, arriva 83. Emre Can pure, se riesco lo vendo. Brandt sale di 3, arriva 84. Brandt è pronto per essere forse titolare di questa squadra. 106 milioni di clausola, vanno bene. Royce sale di 1, arriva 86. Continua quindi a salire Marcolino Royce. Bravo. Giovanni Reina in prestito al Barcellona sale di 2, arriva 79. Sutormin non sale perché non se ne va. Vedi offerta che è contattato dal PSV, per quanto mi riguarda te ne puoi andare pure adesso. Knauf sale di 3, arriva a 70, quindi anche Knauf niente. Gnabry sale di 1, arriva a 87, 13 gol e 5 assist. Wolf in prestito sale di 1, arriva a 76. Paslak in prestito sale di 1, arriva a 71. Reinier in prestito da noi sale di 3, arriva a 74. E non possiamo ancora acquistarlo in realtà.
ma vale 10 milioni, raga. Mi dispiace perderlo, però, Reinier. Malen sale di 2, arriva 81. Haaland sale di 4, arriva a 92, raga. Ma Erling Haaland non si tocca e la clausola ovviamente non si mette. Quanto ha fatto? 25 gol. Moukoko sale di 3, arriva a 72. Meno male che è ancora qua. Ho sbagliato, non dovevo cliccare quello. Vabbè, glielo rinnoviamo tra un po' il contratto. Proviamo a rinnovare anche quello di Tix. Perfetto, Moukoko glielo rinnoviamo tra un attimo. Allora, sono fiducioso perché la squadra è buona. Dobbiamo continuare con il nostro progetto giovani. Questo è l'importante, questo è fondamentale. Poi capiremo quello che dovremo fare per il futuro. Secondo voi no? È passata una settimana. Rinnova il contratto, coso? Moukoko? No, non è disponibile a negoziare, maledetto Moukoko. Ma perché devo sempre girare per il mondo cercando che sperando che qualcuno decida di... Maledetti voi, tanto ho venduto pure Sutormin. Sembra un medicinale Sutormin. Oggi è una bella giornata. Moukoko ha rinnovato senza clausola. Noi possiamo andare alla stagione successiva. Allora, guardando la squadra, sicuramente dobbiamo sostituire un esterno sinistro. E forse un centrocampista si potrebbe pure prendere, eh? Allora, ci abbiamo 188 milioni. Io non vi nego che mi piacerebbe tanto prendere Jadon Sancho, ve lo ripeto. Non so se riusciremo mai a riprendercelo per il nostro Dortmund. Però tentar non nuoce. Io partirei da 110 milioni. Loro ne vogliono 206. Yeah! Madonna mia, 120, saliamo. 206. Comunque 206, raga, è illegale. 140 milioni, dai, 193, almeno mi vengono incontro. 150, questa è la cosa che mi interessa di più adesso, migliorare davanti prendendo Jadon Sancho. Gli serve del tempo per riflettere a coso qua, a Zuckerberg. Intanto sto cercando di prestare più giocatori possibili per mandarli a crescere. Vediamo un po' che cosa ci dicono quando ci dicono qualcosa. Ci dicono che vogliono 193 milioni, a me 193 milioni paiono troppi. Proviamo 155 e 190. Ah, 155 e 9. Dai, 182. Abbiamo speso 160, ma alla fine hanno accettato. Ok, preso definitivamente Jadon Sancho. Detto questo, ragazzi, vi dico chiaramente che tocca vendere perché ci sono rimasti 28 milioni di euro. E non va bene, non va bene per niente. Cioè, con 28 milioni, ma che giocatore ci prendiamo? Cioè, ma chi ci prendiamo? Nessuno. Intanto, prestato Reina, prestato Moukoko, venduto Sule per 87 milioni. Erano troppi per rifiutarli, raga, troppi. Dobbiamo capire chi prendere adesso dietro, in realtà. Sarebbe bello riuscire a prendere Jules Koundé direttamente dal Bayern Monaco. Non è semplice, però noi ci proveremo. Cioè, prendere Koundé per Sule sarebbe tanta roba. Loro vogliono 89. Proviamo con 79, dai, 89. 80, 80 mi sembra la cifra adatta. Vediamo, avanza. 89, basta, accettato 80 e non rompetemi i coglioni. Ok, affare fatto. Prendiamoci Koundé. Preso Koundé. A questo punto vi dicevo, servirebbe un centrocampista. Però finché non parte tipo Emre Can, e io non posso permettermelo. Al momento io posso dirvi che arriva Koundé, vi gioca vicino a Kanji. Arriva Sancho, gioca vicino a Royce. Dovrei vendere quei due, quindi Emre Can e Hazard, e con quei soldi riuscire appunto a inventarmi qualcosa. Però se questo non accade, la situazione è greve. Intanto c'è il debutto in campionato contro l'Hoffenheim. In casa perdiamo 0-3, ma che cazzo? Ma in che senso, scusa? Ma perché? Ah raga, però, cioè, veramente. Tanto abbiamo prestato Hoffman. Ma che cazzo, cioè. Siamo una squadra che può perdere 0-3 al debutto con l'Hoffenheim. Ma che cazzo è? Prestato Pasalac. Vinciamo 0-2 con l'Union. Vendiamo Hazard per 56 milioni all'Atletico. Non me lo so spiegare, ma vendiamo Emre Can per 70 milioni, più alto della clausola vecchia. Stavo sbagliando, al Manchester United. E abbiamo 158 milioni. Allora, perfettamente in linea dovrei prendere Tielemans. E infatti lo vado a prendere. Partiamo da 90 milioni. Loro ne vogliono 140 fottuti 7. Allora, alziamo a cannone la clausola e scendiamo sui... Facciamo 100, tondi. Secondo me 100 tondi ci potrebbe pure stare. Anche se è la seconda offerta che faccio, loro potrebbero tirare ancora la corda. Infatti 147, che palle. 107, 147, 107. Hanno bisogno di tempo per pensarci. Cosa volete pensarci? Mi avete detto no 46 volte. Dovete solo abbassare l'offerta. Andare su 130 e io poi avrei abbassato ancora. Cioè non è che ci voleva molto. Invece no, mo mi ritirano 147 e devo trattare sul filo di lana. Perché se sbaglio, guardate, 149 addirittura.
Si sbaglia, è finita. Porca la puttana. Non posso sbagliare, raga. 110, 149. No, niente, abbiamo litigato. 120 gli ho offerto, ma loro tanto è inutile, era proprio inutile. Potevo pure inventarmi la luna, non me l'avrebbero dato. Chi cazzo prendo adesso? Provo a prendere Ruben Neves dal Siviglia, dai, che magari vogliono 111, non è poco, eh. Facciamo 100, facciamo 100, 111. Che palle, oh, ma veramente non mi dà nessuno, mi dà il proprio centrocampista. 100, hanno accettato. Oh, abbiamo fatto. Bene, bene. Con Ruben Neves mettiamo un altro futuro titolare della nostra squadra per la Champions. Spero, insomma, che cresca fino al 90 in un paio di stagioni. 4 anni di contratto mi vanno bene. Ignoriamo la clausola. Mazza avanti i sordi, vuole mortacci suoi. E di chi non io dicevo una manarsata, mortacci suoi. Preso comunque Ruben Neves. Detto questo, si potrebbe pure provare a prendere Locatelli, visto che è in scadenza. È vero che è un mediano, però è anche vero che avevamo 50 milioni. Insomma, non è una pippa Locatelli. Quindi 45 glieli offro, 45 me li accettano, perfetto. Così almeno abbiamo anche il doppio centrocampista centrale. Ed entrambi sono più forti dei nostri vecchi titolari, sia chiaro. Non a caso mi chiedono di essere importante. Cioè l'altro mi pare cruciale, forse sempre importante. Vabbè, fatto sta che rimuoviamo i bonus, 63.000, lui vuole 69.000, mi va bene, accettiamo, ciao. L'unica cosa che faccio prima di concludere con la sessione, oltre vabbè a mettere i piani di crescita che voi non vedrete, è vedere se riesce Locatelli a diventarmi un CC in tempo breve, tra l'altro. Però penso di sì, non ci dovrebbero essere troppi problemi. E di fatti 2 settimane, va bene, va bene. Allora adesso io metto i piani di crescita, noi ci vediamo a giugno e vediamo com'è andata. Primo giugno 2023, torniamo indietro. Allora, pareggio con l'Eister, vittoria col Malmo, pareggio con la Dinamo. No, raga, vittoria con la Dinamo, vittoria con l'Eister e vittoria con il Malmo. Passati, bene, 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 forse da primi. Agli ottavi pareggiamo 1-1 con il City e usciamo fuori con il Manchester City. Cazzo, peccato, peccato, in campionato siamo arrivati secondi. 47 di overall, ci tengono lì, ma ci tengono proprio per miracolo. Allora, Kobel sale di 2, arriva a 88. Bazzanu sale di 2, arriva a 72. Bravo per essere un viceportiere ottimo. Guerreiro sale di 1, arriva a 86. Akanji sale di 2, arriva a 87. Ok, ok, ci siamo. Koundé, tocca prendere un panchinaro a sinistra. Koundé sale di 2, arriva a 87. Zagadou sale di 2, arriva a 82. Zagadou sta crescendo pian pianino, però bravo Koundé e bravo Akanji. Koulibaly sale di 2, vabbè, ma ragazzi, Koulibaly, Collins, io non li rinnovo più perché voglio che se ne vadano. Mukiele non sale. Morey sale di 3, arriva a 77, il rinnovo, te lo sei guadagnato. Jadon Sancho sale di 1, arriva a 89, 18 gol e 8 assist. Hoffman sale di 3, arriva a 80. Hoffman piano piano, anche lui sta crescendo, c'ha 19 anni 80, è un possibile fenomeno. Daoud sale di 1, arriva a 82, ma è triste per il tempo di gioco. E raga, Daoud deve capire che è un panchinaro. Bellingham sale di 3, arriva a 85. Vranks sale di 3, arriva a 72. Anche Vranks, no? Qual è la sua richiesta? Cioè lui è una promessa, perché rompe i coglioni? Camara può tranquillamente andarsene, ve l'ho già detto, mi sono stufato di rinnovargli il contratto. Ruben Neves sale di 3, arriva 88. Locatelli sale di 3, arriva 87. Che giocatori, ragazzi, che giocatori. Marcolino Reus comincia a scendere adesso, scende di 2, arriva 83. Brandt è 85, quindi è già pronto per essere titolare lui. Giovanni Reina sale di 2, arriva 81, farà il panchinaro quando Reus crollerà definitivamente. Gnabry sale di 2, arriva 89, 14 gol e 5 assist. Wolf fa 5 gol e 3 assist, arriva a 77. Knauf sale di 4, arriva a 74, non male Knauf. Paslak sale di 2, arriva a 73. Haaland arriva a 94, 25 gol e 3 assist. Malen sale di 1, arriva a 82. Mokoko in prestito sale di 2, arriva a 74. La squadra è buona. La squadra titolare è questa qua, raga. Non abbiamo dei 90 oltre Haaland, ma a tutti poco ci manca. E l'anno prossimo probabilmente andremo ad investire su un terzino destro, perché Mukiele non è abbastanza, e forse anche su un terzino sinistro, oltre che su un trequartista. Però la squadra c'è, la squadra è buona, la squadra io non mi sento di giudicarla al momento. Allora, cerchiamo di capire che cosa si può fare in questa nuova fantasmagorica stagione. Abbiamo 200 milioni, porco tutto. Allora, ma pure i terzini, no? Sì, forse i terzini si potrebbero prendere. Forse sì, forse questo sì. Fammi capire un attimo. Ci abbiamo Guerreiro che c'ha 29 anni, Mukiele che ce n'ha 25. Allora a sto punto io comincio vendendo Guerreiro.
e poi capiamo che fare. Nel frattempo sì, meglio rinforzare quella fascia lì. Ok, allora si potrebbe provare a prendere Alfonso Davis, che è un 87, quindi è leggermente più forte, ma c'ha molti anni in meno. Partiamo da una base di 100 milioni. Ho l'impressione che stiamo perdendo tempo. E madonna mia, che cattiveria. Allora aspettiamo ancora un po'. Tanto sto cercando di capire cosa fare con i miei giocatori del futuro. È un po' complicata la strada in questo momento, eh. Allora partiamo dal fatto che... chi è Jacob Ramsey? Quanto è forte questo? Non lo so, non penso molto, però lo cerchiamo. Vi dicevo, partiamo dal fatto che voglio prendere Davis. Quindi ritorniamoci. 115, quindi devo offrire... tanto mi chiederanno tipo 230, però stiamo da 110, 176, ok, allora, 126, 176, 136, 176, 139,7. Hanno bisogno di tempo per pensarci, dai Carletto, fammi sapere. Intanto ho venduto Guerreiro per circa 100 milioni all'Atalanta. E loro 172, non calano di tanto. Comunque rompono proprio i coglioni, oh. Rompono proprio i coglioni. 132, 158. Se no sui 145. Boh, non lo so, eh. Però forse si potrebbero avvicinare a quella cifra lì. Hanno bisogno, no, di niente, hanno accettato. Bene, 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 vai. 145 per Alfonso Davis, va benissimo. Accetta di essere importante, il che è un grande passo avanti. Ignoriamo la clausola e andiamo a vedere che cosa si può combinare qua. Perfetto, preso Alfonso Davis. Detto questo, noi in realtà avremo un altro tipo 150 bombe. Però non so che faccia al momento. Almeno che non ci vogliamo prendere un difensore centrale. Ma a me piacciono sia Kanji che Koundé. Mukiele, raga, c'ha 86. Alla fine non è così scarso. C'ha 25 anni. È un ragazzino. Ah, bisogna prendere il trequartista. Ma che cazzo sto a dio? Ma mi sono rincoglionito. Bisogna prendere Odegaard. Non lo so perché, ma vedo perfetto Odegaard per questo ruolo qua. Quindi lo vado a cercare tipo subito. Cioè, è proprio perfetto promesso sposo del Borussia Dortmund per quanto mi riguarda Odegaard. Allora, allora 98 milioni, 87, 24 anni, sì, dai, prendiamolo. Allora, offriamo subito di punto in bianco 100, 162 per loro, che per me sono troppi veramente. Niente, raga, questi fanno come quelli di prima. Hanno bisogno di tempo per pensarci. Ma il problema non è tanto il pensarci, il problema è che potrebbero pure scendere un pochino da 170, alla fine poi mi accettano meno, quindi non possono scendere quasi subito, dico dopo 2-3 volte, no che ogni volta hanno aspettato 10 giorni. Inaccettabile 130. Va bene, 130 li accetto io, che cazzo me ne frega, me ne chiedevate 166, me ne chiedevo 122. Perfetto, accettiamo tutto, lui sarà il nostro titolarissimo. Ok, preso Odegaard, e qua raga, secondo me chiude il mercato, perché Alfonso Davis e Martin Odegaard sono i due acquisti che ci servivano di più. Sono due acquisti che ci fanno proprio cambiare rotta. Allora, per il resto, sì, squadra lunga, lunghina, non lunghissima, però abbastanza. Ci sta tutto secondo me, tutto ci sta. Hoffman se dobbiamo va a crescere, perché non è che può andare così lento. Mi serve che ci abbia tipo 85-86. Detto questo, io vado a mettere i piani di crescita e spero che questo, forse noi già potrebbe essere o l'anno buono o poco ci manca. Primo giugno 2024, torniamo indietro. Allora, settembre vinto 2-0 con il Tottenham, 1-2 col Copenhagen, 1-2 con il Lione, vinto 0-4 con il Tottenham, 2-0 con il Lione e 3-2 col Copenhagen. And plain. Gennaio, ok, febbraio vinto 0-2 con la Juve, 1-1, eliminata la Juve. No, siamo usciti contro la Lazio, ma che scazzo, ma che schifo e che palle. Mamma mia raga, abbiamo vinto la Coppa di Germania, vinto il campionato tedesco, però ovviamente loro volevano anche la Champions. Kobel sale di un arrivo 89 e gli va rinnovato il contratto. Peccato, potevamo vincerla quest'anno, vabbè, una clausola di 202 milioni ci sta. Bazzanu, Bazzanu vittese in culo. Davis sale di un arrivo 88, Collins ancora acquista. Ma quanto manca che scadono sti due? Koulibaly ancora acquista, Zagadou. Ma io posso svincolarli? Poi continuano a salire di due e di tre ogni anno, io non me li inculo mai. Zagadou non sale più. Koundé sale di un arrivo 88. Zagadou non sale più. Akanji sale di un arrivo 88. Mukiele sale di un arrivo 87. Un po' pochino, ma aspettavo meglio. Morey sale di un arrivo a 78. Vabbè, lui è un panchinaro, ci sta. Jadon Sancho sale di un arrivo a 92. 13 gol e 6 assist. Hoffman sale di un arrivo a 83. Bravo Hoffman, anche se non capisco perché si lamenta ancora del tempo di gioco, visto che è sporadico.
Ruben Neves sale di un arrivo 89, 12 gol e 6 assist, 6 gol per Locatelli, che sale di un arrivo 89. Bellingham non sale, rimane 85, c'ha 20 anni, però non sale. Daoud 82, Camara è ancora qua, e chi son culo non si sa perché io il contratto non glielo rinnovo. Vranks sale di un arrivo a 74, bravo Vranks. Odegaard sale di un arrivo a 88. Come è andato Odegaard? 9 gol e 7 assist. Marcolino Reus, raga, scende di 5, 78, va verso il ritiro ormai. Brandt sale di 1, arriva 86. Reina sale di 2 e arriva 83. Gnabry sale di 2 e arriva a 91. 18 gol e 12 assist. Paslak sale di 2, arriva a 75. Wolf sta per scadere, quindi Paslak probabilmente diventerà il nuovo titolare sulla destra, sul nuovo panchinaro. Wolf andrà via a parametro 0, ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Knauf sale di 1, arriva a 75. Haaland sale di 1, arriva a 95, 23 gol e 4 assist. 3 gol li fa Malen, che sale di 1, arriva a 83. La smette Malen di essere sempre triste per tempo di gioco? Mamma mia che palle, lo presto, ve lo giuro. Moukoko sale di 2, arriva a 76 nonostante 19 anni. Anche qua non siamo messi male, però io vorrei vincere la Champions. Raga, Royce farà l'ultimo anno qui da noi, lo dovete sapere, lo dovevate sapere. Allora, detto questo, dobbiamo capire che cosa fare invece con gli altri giocatori. Facciamo passare un po' di tempo perché mi serve guardare i giocatori in faccia, porca la vacca. Sta cosa che hanno messo che non mi fanno vedere l'overall se sono fuori a giocare il mondiale o l'europeo, mi dà urto. Non riesco a capire chi sostituire e chi no. Ok, allora probabilmente bisogna fare due cose. La prima è vendere, no Davis, ma Mukiele, perché ho capito che a questo punto c'è un parto per arrivare a 90, quindi lo vendo. Però al suo posto vorrei prendere Alexander Arnold, che credo che sia il terzino più forte del gioco. C'ha 90, andiamo a prenderlo. Visto che è in scadenza, gli offro 100 tondi tondi e lui mi chiede 62 più Brandt. Io rifiuto e gli offro 100 tondi tondi. Se non mi accettano, hanno voluto solo provare il colpaccio. 119. Perché Klopp è un po' stronzo. Allora, 106, 119, 110. Ok, hanno accettato 110, ci prendiamo Alexander Arnold sulla destra. Perfetto, preso Arnold. E quindi con i soldi rimanenti magari potremmo fare un centrale forte forte di difesa, visto che non abbiamo un 90 o un 80, abbiamo tipo 2,86, però boh, un 87 mi pare, fammi vedere. 2,88 in realtà, però prendere anche un 89 potrebbe farci molto comodo secondo me. Allora ragazzi, la novità, ve la faccio vedere, la novità è che praticamente è stata pagata la clausola per Locatelli di 211 milioni dal City, porca la vacca. Dimmi che non l'ho rinnovato poco fa. Ok, l'ho rinnovato, mamma mia che paura ragazzi. Che paura. Nel frattempo vendo Mukiele a 141 milioni allo United. E con questi soldi vado a prendermi De Ligt, che gioca ancora alla Juventus, tra l'altro. Ok, abbiamo chiuso per 172 milioni. Non poco, ma De Ligt, raga, ci serve. Preso De Ligt. Raga, io soffro a vedere queste cose, ma c'è Tielemans che insomma è in scadenza e noi quei soldi ci avevamo, quindi proviamo a prendere pure Tielemans. Offriamo 70 milioni, loro vogliono Brandt, noi rifiutiamo, offriamo di nuovo 70 milioni e loro accettano. Dai, non possiamo privarci di un giocatore che ha 87 di overall, che è in scadenza e vale 80 milioni quando a pieno regime ne varrebbe 100. No, magari 100, ne varrebbe 190, dai. Ignoriamo la clausola, paghiamogli uno stipendio corposo. Ok, preso Tielemans. Detto questo, io Tielemans me lo porto in panchina al posto di Royce. Mi porto in panchina anche De Ligt, ma adesso lo metto titolare al posto di Zagadou. E poi De Ligt lo metto titolare al posto di Akanji. Ok, andiamo a simulare tutta la stagione adesso allora. Primo giugno 2025, torniamo indietro e vediamo com'è andata. A parte che abbiamo vinto la Supercoppa tedesca. Allora, vinto 3-2 con l'Atalanta, vinto 0-1 con la Lokomotiv, credo, vinto 2-3 col Galatasaray, vinto 2-1 con Galatasaray, vinto 1-4 Atalanta e pareggiato 2-2 l'ultima giornata. Si va agli ottavi, c'è la Lazio, cazzo. Pareggiato 1-1 con la Lazio, vinto 1-0, abbiamo eliminato la Lazio. Dopo che l'anno scorso ci ha fatto fuori, abbiamo eliminato la Lazio agli ottavi. Quarti di finale, allora, fermi tutti. Abbiamo vinto 1-4 a Londra, abbiamo perso 0-2 in casa e per un gol siamo passati 0-0 con l'Atletico Madrid. Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa, vinto 0-2 a Madrid e poi vinta la finale 2-0 contro il Barcellona. Siamo campioni d'Europa! E vinto anche il campionato, solo la coppa non abbiamo vinto, ma l'abbiamo vinta in passato, quindi abbiamo vinto tutto, tutto abbiamo vinto, tutto abbiamo vinto, che bello!
Allora, Kobel chiude con 90-27 anni, Bazunu con 74-23 anni. Poi abbiamo a sinistra Alfonso Davis che chiude con 91-24 anni, un gol e due assist, vabbè. De Ligt 91, sale di 2 quindi, 25 anni, Koundé 90-26 anni, Akanji 90-29 anni, ma che difensori abbiamo? Zagadou 83-25 anni, a destra abbiamo Alexander Arnold 90-26 anni e Morey 78-25 anni. Esterni sinistri abbiamo Jadon Sancho 94-25 anni e Hoffman 84-21 anni. 18 gol e 9 assist per Sancho. Come centrocampisti abbiamo Ruben Neves 90-28 anni e Locatelli 91-27 anni, Bellingham 86-21 anni, Daoud 83-29 anni, Tielemans 87-28 anni, Vranks 74-22 anni. Sulla tre quarti abbiamo Odegaard 90-26 anni, Brandt 87-29 anni, ma quanto è bello, non Reina 84-22 anni, ma che Royce, ok 74, ok tutto quello che vi pare, ma che a 36 anni abbia condotto il Borussia Dortmund, sebbene non giocando mai, ma ci sta, a vincere la UEFA Champions League, il campionato. Mamma mia, bravo Royce, te lo meritavi. A destra Gnabry, 92-29 anni, quanto ha fatto? 20 gol e 17 assist, mamma mia. E Knauf, 76-23 anni, ma anche Paslak, 75-27 anni, davanti Erling Haaland, 96-24 anni, 25 gol, 2 gol per Malen, che sale di un arrivo a 84 e chiude con 84-26 anni, e poi Moukoko, 77-20 anni. Questa, ragazzi, è la squadra che ha vinto la Champions. Kobel 90, difensori centrali Koundé 90, De Ligt 91, a destra Arnold 90, a sinistra Davis 91, a centrocampo Neves 90, Locatelli 91, sulla tre quarti Odegaard 90, a sinistra Jadon Sancho 94, a destra Gnabry 92 e punta Erling Haaland 96. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate tantissimi mi piace, buon shalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.